A Borgiallo viveva un mio zio che mi raccontava che quando era un ragazzo si era innamorato di una ragazza che abitava a Pianezze. Pianezze è una frazione Pournier e Borgiallo. Anche con la neve alla sera andava a trovare la sua ragazza. Da Borgiallo, dove abitava lui, per arrivare a Pianezze doveva percorrere un tratto di strada attraverso una mulattiera che passava vicino a una chiesetta dedicata a San Giacomo. Una sera si vede attraversare la strada da un vitello. Figuriamoci che all'epoca i vitelli erano talmente preziosi, più preziosi di un figlio, ed era strano che un padrone lasciasse vagare un animale al buio da solo in campagna a quell'ora. Comunque lui aveva altre cose per la testa, pensava alla ragazza e vabbè, dice, domani vedrò di cercare se trovo il proprietario. Il giorno dopo chiese un po' in giro chi avesse perso un animale, ma nessuno ne sapeva niente. E così capitò diverse sere che a un certo punto lui andava verso Pianezze e lì vicino alla chiesa si presentava sempre sto vitello. Non è che facesse delle cose strane, si avvicinava, lo annusava e poi se ne andava per i fatti suoi, ma nessuno aveva perso un animale. Poi parlando così con la gente, una donna le disse: ma sei sicuro che non sia poi una masca, che qualcuno non voglia farti del male, qualcosa, ti è successo qualcosa negli ultimi tempi? Così pensando gli venne in mente che in realtà aveva un rivale in amore in quella stalla dove frequentava sta ragazza, e lo disse a sta donna, una donna anziana. Io non so che rimedio gli fu suggerito, però dal momento in cui, non lo so che rito strano, sto vitello sparì per tutto il tempo che corteggiò la sua ragazza e poi alla fine si sposarono, il vitello non si è più visto.